Bene ragazzi, il finale della Gessen Story Arc. Shiki e Minori stanno lavando la tomba del nonno con delle spugne. Stanno lavorando così duramente che vedo il sudore sulle loro facce. La lucida pietra tombale adesso riflette la luce del mattino. Com'è Yumi? Il nonno sarà contento che l'abbiamo pulita adesso? Sì, molto, grazie tante. Shiki ride rumorosamente e Minori fa un sorriso. Murakumo e Yozakura, che hanno appena finito di strappare le erbacce intorno alla tomba, fanno un sorriso simile. Da quando abbiamo fatto questa cosa della Shinobi Battle Royale? Sorridiamo ogni volta che vogliamo. Nonno, finalmente siamo venuti a vederti di nuovo. Gli presento un'offerta di Striber di Daifuku alla fragola e prego, mettendo i miei palmi delle mani insieme. A pensarci, qualcuno ha già lasciato dei Daifuku alla fragola prima che venissimo noi. Suppongo che è un altro visitatore. Quando chiudo i miei occhi lentamente, e anche le altre mettono i loro palmi delle mani insieme. Siamo state qui così tante volte, ma questa volta è speciale. Siamo venuti qua per dirgli cosa abbiamo imparato durante la Shinobi Battle Royale. Nonno, siamo così tanto cresciuti da questa battaglia da che abbiamo combattuto. Abbiamo fatto bene? Sei orgoglioso di noi? Prima che ho combattuto Asuka, io ero così preoccupata che potevo andare incontro ai suoi voleri. Ma adesso non sono più preoccupata di questo. Sono sicura che sarebbe felice di vedere le nostre facce. Ha sempre adorato i nostri sorrisi. Sembra che io finalmente abbia mantenuto la mia promessa. Successivamente, improvvisamente, sentiamo la voce del maestro Wang Pai e giriamo le nostre facce. Comunque, ma l'uomo che sta dietro di noi non è il maestro Wang Pai, ma... Hanzo? Perché sei qui? È Hanzo, che tiene una borsa piena di sushi. Dov'è il maestro Wang Pai? Giusto proprio dove state guardando, capito? Io ero Wang Pai. La sua confezione ci lascia scioccato. Quando Kurokage era ancora vivo, mi ha chiesto di prendermi cura di voi signorine se gli sarebbe successo qualcosa. Quindi io mi sono messo un travestimento e sono diventato il vostro maestro alla Gessen. Hai detto che il nonno ci ha chiesto di prenderti cura di noi? Hanzo ci dà un piccolo sorriso e guarda la tomba del nonno. Quando il tempo sarebbe arrivato per voi signorine, mi ha supplicato per l'aiuto, anche se voi avreste scelto strade separate come shinobi. Ha detto che era molto più importante che del suo orgoglio. Sentire questo, di quanto il nonno si è profondamente preoccupato per noi, non riesco più a trattenere le mie lacrime. Il nonno, siamo veramente felici adesso, apprezziamo che tu abbia, ti sia preso di cura di noi fino alla fine. Aspetta un minuto. Ma quindi tu avevi rubato i Daifuku alla fragola e hai fatto quel casino all'inizio? Oh, quello. Volevo che voi crescevate durante una Shinobi Battle Royale e quindi mi sono immaginato che avrei dovuto provocarmi per benino per far sì che ciò accadesse. Hanzo ride rumorosamente alla nostra così come risponde. Ma la Shinobi Battle Royale ha messo Asuka in pericolo. Sarebbe potuta morire. Non ho ragione di preoccuparmi per lei. Lei e le sue amiche stanno allenando benissimo. Erano preparate. Sembra che tutto quanto sia andato come Hanzo aveva pianificato. Ma se è questo che il nostro nonno voleva, come possiamo allora essere arrabbiate? E il fatto è che il maestro Wang Pai è stato uno dei nostri allenatori migliori. Se non fosse stato per lui, non saremmo forti la metà di quanto lo siamo oggi. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, maestro Wang Pai. Mi inchino profondamente davanti a Hanzo. E lui mi sorride. Ma da dove viene il nome Wang Pai? Chiede Shiki. Hanzo ci dà un'espressione soddisfatta. Sembra molto felice che ce l'abbia chiesto. Beh, Wang Pai si può leggere anche Ohai. Il che suona tipo Oppai. Fighissimo, vero? Hanzo ride rumorosamente. Oppai vuol dire seni, quelli grandi. Penso che adesso siamo un po' meno grati dopo aver sentito questo. Beh, Kurokage, non hai mai mangiato il mio sushi, eh? Hanzo apre la sua borsa di sushi. La varietà di rotolini e nigiri che ci sono è impressionante. Shiki e Minori guardano dentro e iniziano a sbavare.
Ne ho fatte abbastanza per voi signorine. Mangiatene quante ne volete. Finché Hanzo lo dice, tutte quante si fiondano sul sushi. Io prendo un pezzo di tonno, un pezzo di sushi al sonno e lo metto nella bocca. Il gusto è magnifico. Celebriamo per il vostro nuovo sentiero dello shinobi. Quando Hanzo grida attorno al cielo, arriva un vento caldo che annuncia l'arrivo della primavera. È come se posso sentire la risata del nonno con tutta questa verezza gentile. Guardo al cielo e mi sento un po' umiliata e inizio a muovere la bocca per dirle il mio addio al mio caro nonno. Nonno, dal profondo dei nostri cuori, grazie tante, non ti dimenticheremo mai. E così ragazzi, è finito l'arco narrativo della Gessen. Adesso Shinobi Versus viene sospeso perché al suo posto inizierà una nuova guida. Dopodiché questo magari riprenderemo a fare gli altri narrativi, ma per ora se Rankagura Shinobi Versus se ne va in pausa con questo arco narrativo finito e noi ci rivediamo alla prossima guida. Ciao!